benvenuti e anzi bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Oggi andremo a parlare, appunto stiamo continuando la nostra espansione e conoscenza del Sistema Solare, quindi andremo a parlare del pianeta dopo Giove, ovvero Saturno, il secondo pianeta gassoso dopo la fascia degli asteroidi, il sesto per distanza dal Sole e il secondo pianeta più grande del nostro Sistema Solare. Cosa parleremo? Ovviamente parleremo di che cosa differisce da Giove, dagli altri pianeti, essendo comunque un pianeta gassoso, della sua atmosfera, del suo colore, e ovviamente anche parleremo anche dell'esagono presente al Polo Nord, e sì, ovviamente, ok, parleremo anche del Signore degli Anelli, ovvero del suo sistema di anelli così complesso, così maestoso che si osserva, e in particolare della storia dietro questo sistema. Quindi, non cincischiamo e adesso cominciamo. Sigla e si parte. Saturno è il secondo pianeta gassoso per dimensioni, però tra tutti i pianeti del sistema esterno risulta essere quello meno denso. Infatti, se ora noi immaginassimo di immergere Saturno in questo immenso lago pieno d'acqua, quindi sì, un lago abbastanza grande considerando che stiamo parlando di un pianeta che ha un diametro di 120.000 km, quindi sì, credo che ci voglia comunque abbastanza acqua. Comunque, cerchiamo idealmente di fare questo esperimento. Saturno, appunto, appoggiandolo sulla superficie del lago, galleggerebbe su questo gigantesco lago, appunto data la sua bassa densità. Per darvi un'idea, per quanto è grande Saturno, vi posso dire che per riuscire a riempirlo ci vorrebbero circa 764 Terre, quindi il nostro pianeta starebbe dentro Saturno circa 764 volte. Come Giove, anche Saturno è composto da idrogeno ed elio e appunto esternamente si presentano nella forma gassosa, mentre andando verso l'interno, aumentando la pressione, aumentando la forza di gravità, si arriva al centro del pianeta in cui l'elio e l'idrogeno prima passano alla forma liquida, poi alla forma metallica liquida, che ho spiegato nella puntata di Giove, arrivando infine a un nucleo di roccia e ghiaccio nella sua forma più compattata. Non si sta parlando di un nucleo piccolino, si sta parlando di un nucleo che ha una forma appunto sferoidale, con però la massa di circa 10-20 volte la massa della Terra, quindi comunque si sta parlando di una struttura massiccia. Mentre osservando il periodo orbitale, per quello che riguarda Saturno, ci impiega circa 30 anni a fare un giro completo intorno al Sole. Ciò è dovuto anche alla sua grande distanza rispetto a Giove e agli altri pianeti del sistema interno, infatti dista circa 1,43 miliardi di chilometri, cioè 9,6, quasi 10 unità astronomiche. Quello che riguarda invece il periodo di rotazione, anche qua abbiamo un periodo di circa 10,67 ore, quindi estremamente veloce, e appunto ciò lo porta a essere lievemente più schiacciato ai poli e più avendo una forma ellissoidale, quindi più largo all'equatore. Ma in che cosa differisce Saturno rispetto a Giove? Perché per adesso sono due pianeti gassosi, uno lievemente più piccolo, però praticamente uguali, non ho trovato molte differenze. E la differenza principale sta appunto nella composizione, ovvero Saturno ha una composizione molto minore di idrogeno e di elementi più pesanti al suo interno, quindi il suo colore risulta essere lievemente più chiaro, quindi meno macchiato da altri colori come possono essere gli elementi più pesanti. Infatti è composto per il 96% da idrogeno e il resto di elio. La cosa interessante è che più in profondità, andando verso appunto l'interno, gli strati più interni, si producono delle piogge di elio quando comincia a cambiare dallo stato gassoso allo stato metallico liquido, che fanno sviluppare calore che poi si trasmette nell'atmosfera inferiore, quindi nell'atmosfera più esterna. Che cosa succede? Avendo questa forte energia, questa energia termica che sale dall'interno del pianeta, si genera dei forti venti di rotazione del pianeta, che all'equatore possono arrivare anche a 1800 km all'ora. Ci sono anche qua infatti delle famose tempeste, non così famose come quelle di Giove che
prendono il nome ad esempio come la grande macchia rossa, però c'è una striscia in cui è presente la Dragon Storm, una particolare parte appunto di Saturno in cui si è dominata da perturbazioni tanto da essere chiamata corridoio anche delle tempeste, perché qui si sviluppano appunto, c'è l'incontro tra aria calda che sale dall'interno del pianeta e aria fredda che invece è nella parte superiore del pianeta, incontrandosi generano dei turbini molto importanti che vanno a creare queste maestose da osservare tempeste. Una cosa interessante è che queste macchie, ovvero queste bande in cui si formano le tempeste, hanno dei colori differenti e però non si riuscivano ad osservare su Saturno fino all'arrivo della sonda Voyager, ovvero appunto quando si è cominciato a osservare il pianeta da più vicino, mentre prima si riusciva ad avere l'impressione che Saturno fosse composto tutto della stessa materia e quindi non avesse una composizione così varia e anzi avesse una struttura molto più uniforme. Con l'arrivo della sonda Cassini invece si è osservata un'altra particolarità che differenzia Saturno da qualsiasi altro pianeta del Sistema Solare, ovvero una forma a esagono in presenza del Polo Nord. Quindi subito sono cominciate tutte le teorie che cosa sta succedendo su Saturno, perché ha questa forma, da che cosa è dovuta, chi l'ha creata, cosa c'è dietro questa forma a esagono di Saturno. Un'ipotesi invece è stata avanzata dall'Università di Oxford, in cui si è preso un contenitore, ci si è immerso appunto un fluido con le stesse proprietà, quindi un qualsiasi fluido che possa essere turbolento, come i venti su Saturno, e si è preso il fluido, si è fatto ruotare al centro del contenitore con una determinata velocità e, mentre nella parte vicino ai bordi del contenitore, con una velocità diversa. Si è osservato che questo gradiente di velocità, appunto questa differenza tra le due velocità di rotazione, crea delle forme geometriche che ha una determinata distanza dal centro, quindi in cui le due velocità si incontrano, in cui c'è questa forte differenza, si generano delle strutture che possono essere a 8 lati, a 3 lati o, nella maggior parte dei casi, a 6 lati, proprio come la struttura di Saturno. E questo potrebbe essere una spiegazione, appunto questo gradiente di velocità dovuto anche in parte al calore che proviene dalla parte più interna del pianeta, che genera una struttura a 6 lati, appunto l'esagono che noi osserviamo nel Polo Nord. Ora andiamo a parlare appunto della parte più interessante di Saturno, ovvero quello che lo differenzia da qualsiasi altro pianeta del Sistema Solare. Infatti, grazie anche soltanto a un piccolo telescopio, si riesce a osservare perché Saturno rimane così impresso nella mentalità delle persone e perché queste sue foto fatte dalle sonde astronomiche che arrivano su Saturno sono così magnifiche, appunto il suo sistema di anelli. Mi ricordo la mia prima volta, sempre la sera in cui stavo cercando Giove, stavo cercando di osservare qualche galassia un pochino più esterna, non conscio che il mio telescopio non è così potente, non sapendo dove osservare, ovviamente allo sbaraglio, ero un dilettante allo sbaraglio, mi misi a osservare cercando con bussola e cartine astronomiche, in mezzo a campagna, quindi con una lucina, mentre tremavo dal freddo, e alla fine riuscii a osservare Saturno. Appunto rimasi sbalordito di riuscire a osservare così bene il suo sistema d'anelli, e quindi proprio questo pianeta circondato, inclinato, che guardava, sembrava che guardasse verso di me con questa forma a occhio tipo. E la mia prima volta fu veramente entusiasmante riuscire a notare un corpo celeste così maestoso. Beh, ok, a parte questa piccola digressione, il suo sistema di anelli si estende per oltre 120.000 km e oltre le nubi più esterne di Saturno, quindi dove finisce il pianeta, o circa 6.600 km dopo, cominciano gli anelli che si estendono per oltre 120.000 km. Ed è spesso invece questo sistema di anelli soltanto qualche chilometro, quindi abbiamo una struttura estremamente fine. E si tratta appunto, è costituito da frammenti di ghiaccio di diverse grandezze, dai più piccoli, come sono piccoli granelli grandi come un granello di sabbia, fino a alcuni oggetti che possono arrivare anche come diametro a centinaia di metri anche. Quindi sì, abbastanza variegato. E una cosa molto interessante è che noi riusciamo a osservare questo sistema di anelli grazie al fatto che sono per lo più costituiti da oggetti molto riflettenti, quindi con un albedo molto elevato, che ci permette appunto di osservare in quasi tutta la sua magnificenza come il sistema di anelli si presenta a noi, quindi tutto il sistema di anelli, quasi tutto, qualche anello non lo riusciamo a osservare perché o è troppo sottile o è composto prevalentemente da materiali poco riflettenti che noi non osserviamo.
E anche, infatti, questa cosa è molto importante perché anche altri pianeti del nostro sistema solare, come Giove, Urano o Nettuno, hanno un 1, 2 o 3 anelli, che però sono composti da materiale poco riflettente, come ad esempio Giove quasi non si osserva, si è riusciti a osservare il sistema di anelli di Giove osservandoli soltanto nell'infrarosso, passando appunto a una diversa banda di lunghezze d'onda, andando a osservare che anche Giove possiede un proprio sistema di anelli, ma è talmente innanzitutto non è così grande come quello di Saturno, ed è composto da materiale diverso che non lo rende così appunto maestoso da osservare. Oppure anche Urano e Nettuno hanno qualche anello intorno, non è una caratteristica così anormale all'interno del nostro sistema solare. La cosa che però più sorprese è che non si era fino lì mai osservato. Infatti Galileo non è famoso soltanto per aver osservato Giove. Oh sì, è famoso perché ha osservato Giove, ha osservato i pianeti Medicei, però ad esempio Galileo non è riuscito a osservare il sistema di anelli di Giove, appunto perché il suo telescopio non glielo permetteva. Si è riusciti soltanto nel Novecento a riuscire a osservare questi satelliti. Questo si chiama satelliti perché è comunque un sistema di anelli che gira intorno al pianeta. Mentre per Saturno la cosa cambia completamente. Infatti è una cosa che ha destabilizzato completamente Galileo, che infatti si mise a osservare, ormai dopo essere diventato famoso nella comunità scientifica, si mise a osservare questo pianeta, arrivando a definirlo un pianeta completamente bizzarro. Allora, c'erano molti scienziati che scrivevano a Galileo per avere una qualche risposta, per confrontarsi l'idea, un po' come si fa oggi. Chiami qualcuno che è più legato a quell'ambiente lì, e all'epoca era Galileo il più famoso al mondo, per avere uno scambio di idee, per confrontare quanto la mia teoria può essere possibile. Il problema è che all'epoca non si era mai osservato un pianeta che avesse una struttura ad anelli come Saturno, non si pensava neanche fosse possibile. Di conseguenza questa idea non esisteva. Adesso mettiamoci un attimo nell'ottica del 1600. L'idea si pensava che appunto ci fosse un pianeta costituito da lune, quindi delle lune comprese, perché anche noi abbiamo una luna che ruota attorno. Quindi Giove, non riuscendo a osservare il suo anello, risultava un pianeta comunque nella norma. E quando invece si mise appunto a osservare Saturno, avendo un satellite che ingrandiva soltanto di 16, un telescopio che ingrandiva soltanto di 13 volte, anche se lui cercava di vendere i suoi telescopi come i migliori al mondo, che ingrandivano, che arrivavano anche a 1000 ingrandimenti, cosa che... Sì, nelle sue lettere si riesce a... che gli mandavano alcuni studiosi dell'epoca. È molto simpatico vedere come Giove spostava l'attenzione dalla domanda che gli facevano, arrivando a parlare appunto dei suoi telescopi di magnifica fattura, che arrivava appunto a venderli perché riuscivano ad avere un ingrandimento di 1000 ingrandimenti. In realtà si è scoperto che riuscivano ad arrivare soltanto a 13 ingrandimenti. Galileo appunto, con il suo metodo scientifico fondato da lui, si mise a osservare Saturno per diversi anni, per appunto una durata che va di 2 anni, circa 2 o 3 anni. E che cosa osservò? Osservò, lo descrive proprio come: or ecco trovata la corte a Giove, 2 servi a questo vecchio che l'aiutano a camminare, né mai gli si staccano dal fianco. Appunto, cioè, che cos'è che aveva visto Galileo? Aveva visto questo pianeta circondato dagli anelli, ma non pensando, proprio non gli è neanche passata nell'anticamera del cervello che potesse avere un sistema di anelli, perché non si pensava un pianeta che potesse avere una struttura così. Quindi che cosa ha pensato? Ah, sarà un pianeta più grande circondato da 2 satelliti, però di dimensioni abbastanza elevate, osservando appunto questo pianeta centrale circondato da due punti oscuri e poi altri 2 punti più chiari che corrispondevano agli anelli. Non sapendolo, lui l'ha interpretato come 2 satelliti di Saturno. La cosa interessante è che, andando avanti nelle osservazioni, diversi mesi dopo, l'inclinazione di Saturno era cambiata, appunto spostandosi nel suo periodo intorno al Sole, cambia la sua inclinazione rispetto a noi, e quando si mette con il piano degli anelli completamente perpendicolare alla nostra ottica, cosa succede? Che noi non lo vediamo, perché essendo così sottile risulta come se si osserva un foglio di carta messo perfettamente perpendicolare, perfettamente orizzontale rispetto alla luce. Noi osserviamo sì e no una linea, se siamo fortunati. E appunto, non riuscendo a osservare, vedeva che questi 2 servi
che aiutavano il vecchio Saturno a seguire Giove erano scomparsi. Di conseguenza non riusciva a spiegare come questo fosse possibile. E arrivò al termine della sua vita non riuscendo a risolvere questo dilemma e definendo Saturno un pianeta bizzarro, proprio bizzarro nel vero senso della parola. Si dovette aspettare soltanto Huygens nel circa 50 anni dopo, con degli ingrandimenti migliori, che riuscì a osservare anche che appunto si trattava di una struttura ad anelli, quindi un sistema circondato da anelli, probabilmente di polvere, ma la spiegazione matematica del fatto che un pianeta potesse avere un sistema ad anelli, quindi bisogna sempre riuscire a spiegare perché un pianeta ha un sistema ad anelli o perché un pianeta ha in orbita la propria luna, si dovete aspettare fino a Maxwell, che nel 1700-1800 riuscì a spiegare matematicamente il perché fosse possibile che un pianeta avesse degli anelli, anzi, che fosse abbastanza possibile trovarne in altri pianeti. E quindi è proprio interessante vedere come una scoperta scientifica, come anche soltanto i satelliti di Saturno, abbia avuto una storia molto tormentata, perché Galileo li osservava, vedeva questi due pianeti, questi che per lui erano due pianeti che giravano attorno a Saturno, che si presentavano, poi tornavano a scomparire, poi tornavano a ricomparire, e non riusciva a spiegarlo. Mentre c'è bastato un guizzo, un lampo, di proporre un'idea diversa da quella che c'era dell'epoca, di quella che era più diffusa, andando contro un attimo i canoni che si erano creati all'epoca, appunto i canoni dettati da Galileo, ovvero non c'era l'idea che potesse esserci un sistema di anelli intorno a Saturno, intorno a qualsiasi pianeta, non era concepibile. Proponendo questa idea si è visto che poi tutte le successive osservazioni di questo pianeta hanno portato prove a supporto appunto di questa teoria, fino a Maxwell, appunto, che matematicamente ha dimostrato che un pianeta può possedere un sistema di anelli, e anzi è molto più diffuso di quel che non sembra, e con una dimostrazione matematica mancano soltanto le osservazioni, che si sono poi arrivate nel 1800 con i telescopi più potenti, e finalmente la teoria di Huygens era stata accettata completamente. Questo è molto interessante, vedere come l'ambiente comunque circostante, come l'epoca in cui si vive, vada ad influenzare in maniera così intensa la scoperta, le scoperte scientifiche, come in alcuni casi le possa anche bloccare, perché Galileo è stato un genio, ma non ha avuto quel guizzo, quel lampo che l'ha portato a dire: ah, ok, potrebbe esserci allora una struttura ad anelli intorno a questo pianeta. E per me, scusate questa piccola digressione, ma rimane sempre un argomento abbastanza interessante questo. Ah, ok, basta, mi fermo prima di esagerare con questa digressione. Comunque, cercando di finire questa discussione su Saturno, vi parlo un attimo di quelle che sono le sonde che sono arrivate sul pianeta, che sono appunto, si sono messe in orbita sul pianeta, tra cui troviamo la Pioneer 10, 11 e Voyager 1 e 2. Appunto, importante Pioneer 11 perché ha cominciato a studiare la luna di Titano, scoprendola di fatto, e due nuove lune di Saturno, chiamata Pandora e Prometeo. Inoltre, questa sonda scoprì anche la magnetosfera del pianeta e mappò l'intera struttura di Saturno, quindi era un pianeta che fino comunque a metà del 1900 era in gran parte sconosciuto, se non per le osservazioni. Non è un pianeta infatti così vicino che ci si riesce ad arrivare tranquillamente. Storia interessante invece è quella legata alle sonde Voyager 1 e Voyager 2. Infatti tali sonde erano state progettate per fare un tour tra i pianeti esterni del Sistema Solare e poi avviarsi nello spazio esterno, per poi arrivare nel giro di milioni di anni, quindi una stima molto ottimistica, nel caso a scanso di eventuali scontri con materiale intergalattico, arrivare in prossimità di una stella a noi vicina, quindi fuori dal nostro Sistema Solare, in un sistema più vicino, quindi nello spazio profondo. Si ipotizzò infatti che queste sonde potessero a un certo punto entrare in contatto con delle specie aliene, delle forme di vita intelligenti che non erano l'uomo. Quindi la NASA acconsentì ad imbarcare due sonde, appunto Voyager 1 e Voyager 2, su queste due sonde un messaggio per altre forme di vita, e dette a Carl Sagan, abbastanza famoso, un divulgatore americano abbastanza famoso, scienziato, astronomo e cosmologo,
3 settimane di tempo per preparare il progetto, facendosi aiutare dal suo amico Frank Drake. Ciò che venne fuori furono 2 placche di metallo e di circa 1/10 di millimetro, comunque si sta parlando di missioni spaziali, quindi tutto ciò che doveva, che può essere imbarcato deve essere al limite del peso, deve pesare il meno possibile, e molto leggero, infatti pesano circa 1 etto per darvi un'idea. L'obiettivo era quello di trasmettere il massimo numero di informazioni possibili per descrivere il genere umano e farsi identificare. Quindi l'idea era quella di mettere la nostra posizione, basandosi sulla posizione relativa di alcuni oggetti astronomici, come le missioni di alcuni quasar, di alcune stelle a noi vicine, per identificarci più o meno, facendo la triangolazione di questi oggetti, e una descrizione di quello che è l'uomo. E un'altra cosa interessante invece è che queste missioni contengono anche un messaggio, un saluto in tutte, mi sembra, in 200 lingue circa, quindi un messaggio di pace e di saluto in 200 lingue. E la cosa interessante è che noi dovremmo riuscire a vedere comunque la fine di queste missioni. Infatti sono partite negli anni 70-80 e dovrebbero finire nel 2025 circa. E la cosa interessante è che invece dal 2004 hanno iniziato l'attraversamento dell'eliopausa, ovvero in una zona in cui il vento solare rallenta a causa delle interazioni con il mezzo interstellare, e ciò cambia la temperatura del mezzo che lo circonda, quindi del gas e del mezzo interstellare che circonda questa zona, riscaldandolo molto, e cambia anche il campo magnetico. Quindi possiamo dire che effettivamente queste sonde si stanno piano piano allontanando e stanno per superare, per avviarsi verso lo spazio profondo. E un piccolo particolare, come dicevo prima, è grazie alle sonde Voyager che si sono scoperti gli anelli di Giove, e quindi è una riscoperta molto recente questa. Bene, io mi sono già dilungato fin troppo a parlare di Saturno, quindi anche se la parte tutta legata alla sua scoperta, agli anelli, appunto tutto il dibattito dietro, mi sa che un giorno lo recupero perché è molto interessante, o comunque è un pianeta molto studiato, presenta molte curiosità, ma qualche cosa cerco di dirvela anche quando parleremo del sistema di anelli e dei suoi satelliti. Ma io comunque spero di non avervi annoiato, e anzi di avervi un attimo interessato a quello che è Saturno, quello che stiamo affrontando, ovvero il sistema solare esterno. E con questo è tutto, noi ci vediamo la settimana prossima con Urano, e quindi alla prossima settimana e alla prossima puntata. Ciao!